È giornalismo responsabile quello che soddisfa il diritto del cittadino a sapere e conoscere quello di cui la nostra società ha bisogno. Non attacca, ma bensì cerca di correggere l'attuale metodo di fare informazione. Il presidente del Senato Pietro Grasso nel suo intervento al convegno organizzato per i 25 anni di attività dell'agenzia di stampa Dire. Da parte di chi fa informazione, il dovere della verifica e della correttezza si dovrà misurare anche con quello che purtroppo è un fenomeno che viene dalla rete. Il diritto all'oblio, che in questa nostra era risulta forse il più difficile da garantire. Una notizia che ormai è dentro il web è difficile che possa avere un collegamento con le smentite di quella notizia. Parla anche di nuove tecnologie, nuovi mezzi che favoriscono il giornalismo di sintesi che si fonda sull'immediatezza e sull'eterno presente, ma che potrebbero favorire invece un altro modo di fare informazione. Un giornalismo invece orientato all'analisi accurata, documentata dei fatti sociali e politici, in grado proprio di stimolare la capacità critica dei destinatari dell'informazione. Un giornalismo professionale, qualificato, che esprime autorevolezza e credibilità nel lavoro di ogni giorno, può recuperare prestigio, funzione sociale e trovare di nuovo un ruolo nel gioco democratico. Non manca poi di bacchettare, se così si può dire, anche le istituzioni e il mondo politico, e lo fa citando le parole di Umberto Eco. Il guaio di questo stil nuovo non è che i politici vengono scambiati per persone inattendibili, perché questo sarebbe il male minore, tutto sommato. È che, visto che questa pratica viene premiata con l'esposizione massmediatica della polemica, si abituino a pensare che l'esposizione delle loro incertezze sia il risultato a cui aspiravano e si dimenticano pertanto che il risultato a cui aspiravano doveva essere la decisione finale. E vedo che spesso io ero abituato a decidere, ad avere un problema, a cercare di risolvere, mettere in atto tutti i mezzi che avevo a disposizione per cercare di risolvere questo problema. Invece l'esitazione, il rinvio della decisione spesso è l'obiettivo della politica. E allora io penso che dobbiamo cominciare a pensare una politica diversa e un rapporto tra politica e informazione diverso, un'informazione che sappia distinguere la polemica fine a se stessa, che appunto il giorno dopo non esiste più, e ne esiste un'altra e poi un'altra ancora, da invece lo stimolo che bisogna avere per costringere alle decisioni della politica. Conclude poi rivolgendosi non solo ai giornalisti, agli esponenti politici, ma a tutti i cittadini, consigliando di tenere sempre a mente l'insegnamento di Joseph Pulitzer. Un'opinione pubblica bene informata è la nostra Corte Suprema, perché noi potremmo dire la Corte di Cassazione, perché ad essa ci si può sempre appellare contro le pubbliche ingiustizie, la corruzione, l'indifferenza popolare o gli errori del governo. Una stampa onesta è lo strumento efficace di un simile appello.